Sapere di Armando Fragna, la cosa stranissima è che in realtà, se voi l'aveste conosciuto, era una persona estremamente seria, rideva pochissimo ed era un napoletano verace, perché lui ha cominciato a Napoli. Bravo, sì. E non è riconosciuto come autore napoletano, perché sì, fa sempre canzoni in italiano e sul genere così spensierato, allegrotto, stupidotto, come lo volete chiamare. Ecco, ci arrivò per caso per la Iaione, lo sai che dovete scrivere, cos'era, I Pompieri di Vigiù in una notte, no? Te lo fece? Sì, cioè, lui, mi sembra le parole, lo di Rastelli. Sì, chiamò per telefono nacque la canzone. Andai a casa sua e mi dice, Clara, senti un pochino, allora io cominciai a cantare con lui questa di Pompieri, allora chiamava la moglie, Tina, vieni qua, vieni a sentire Clara. Bella donna, Tina, Miss Italia. Bella donna. E allora sentiamo. E allora a un certo momento, quindi dopo, fece l'arrangiamento, dopo qualche giorno così, lo mise in orchestra. E quindi cantai questa canzone dove ebbe un sacco di successo, benché non fosse dice che alludeva, insomma un sacco di cose. L'indomani cantata questa canzone, i ragazzini fischiavano, eccetera, poi ci fecero il film, eccetera. Visto il successo di questa canzone, lui si è un pochino buttato su queste canzoni, no Giorgio, queste canzoni pensa che hanno, lo sai che queste canzoni hanno girato il mondo, c'è addirittura una in America, se tu senti per esempio arriva ai nostri si chiama Oh Boy, c'è la versione americana che ha funzionato, eccetera. Ma mi incuriosiva molto questo fatto che quando dovete fare questa canzone rapida tua, poi la canticchiò, la fischiettò al telefono a Milano, perché voleva che Rastelli che facesse giù, il testo per giù telefono. Allora e poi ci fu il fatto, i Pompieri di Vigiù a suo tempo volevano farmi cittadino onoraria di Vigiù. E anche Daffori poi dopo. A Daffori era un pochino prima. Era prima. Qualche anno diverso, eravamo già sulle canzoni della Fronda, quasi da quelle parti. Allora, adesso arriviamo.